Istituto Comprensivo Vannantò è un posto dove mente e cuore vanno insieme ed è una giornata particolare. Il primo cittadino, il dirigente scolastico appunto dell'Istituto Comprensivo Vannantò e l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Ragusa incontrano i cittadini del domani, ovvero la nostra speranza, i nostri bambini. Questa scuola, ho detto in apertura, preside la professoressa Teresa Giunta, è una scuola dove mente, cuore e accoglienza ed inclusione vanno sempre di pari passo, dall'infanzia alla scuola secondaria inferiore di primo grado. Questo è un momento bello perché si incontra il primo cittadino e l'assessore alla pubblica istruzione. Sono veramente contenta che il sindaco e insieme all'assessore hanno scelto di visitare tutti i nostri plessi, perché è vero che ogni anno è venuto sempre, sono venuti sempre a farci visita nella sede centrale, e quest'anno invece lui ha espresso proprio il desiderio di conoscere tutti i plessi da vicino, per cui siamo veramente contenti che possa conoscere proprio tutte le nostre realtà, che il nostro istituto comprensivo si compone di 4 plessi, che sono, diciamo, 4 realtà diverse, con bisogni diversi e con esigenze diverse, per cui è veramente bello poterla accogliere in questa nostra realtà veramente inclusiva. Il primo cittadino incontra gli uomini e i cittadini del domani, che sono i bambini di oggi, dove insomma gli incontri vanno fatti sempre spesso, perché sono incontri del cuore, di grande umanità. Questo è l'Istituto Comprensivo Vannantò, realtà diverse, multiculturali, variegate. Che cosa vogliamo per queste scuole? Un po' tutte le scuole della nostra città. Sì, abbiamo iniziato come ormai abitudine un giro di visite alle scuole, vediamo che i bambini sono molto attenti, molto presenti, fanno tante domande, ovviamente un'occasione anche per verificare i problemi, le criticità dei vari istituti scolastici di competenza del comune. Questa scuola, la scuola Vannantò, in questo caso il plesso del Lecciomo, è una scuola particolare, è una scuola definita di frontiera un pochettino, una scuola multietnica, dove c'è una presenza veramente importante di bambini che provengono da altri stati. È chiaro che l'obiettivo di ogni amministrazione, certamente l'obiettivo di questa amministrazione, è di procedere verso strategie di inclusione, strategie che tendono a eliminare qualunque differenza, a fare in modo che ci possa essere un'integrazione nell'interesse dell'intera comunità ragusana. Conosciamo bene l'importanza che hanno queste nuove generazioni, anche di bambini extracomunitari, e quello, il ruolo che possono avere nella comunità ragusana. Cerchiamo appunto di favorire questi momenti di aggregazione e integrazione. Sappiamo che il corpo insegnante è molto preparato, molto diciamo, efficace in questa azione, e quindi sosteniamo in ogni modo anche la loro attività. Katia Pasta, assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione di Ragusa. Allora, che cosa le chiedono, assessore, le insegnanti, le dirigenti scolastiche per i loro bambini, ma anche ragazzi, adolescenti, perché lei è l'assessore alla pubblica istruzione di tutta la città, ovviamente. Beh, le richieste sono tante, sono veramente tante. Sicuramente la cosa che mi ha fatto molto piacere è vedere l'attenzione dei dirigenti scolastici verso le famiglie, verso i bambini, quindi cercare di dare sempre un servizio migliorativo, cercare comunque di avere un continuo riscontro e feedback con noi dell'amministrazione comunale, quindi per poter anche intervenire anche nel campo dell'edilizia scolastica, perché purtroppo ci sono tante richieste, quindi bisogna sempre cercare di stare dietro a tutto quello che è necessario. Devo dire che in questa mia esperienza è molto emozionante proprio in questi giorni, perché avevo già fatto delle visite nei plessi scolastici ma in periodo ancora non di apertura, però in questi giorni è bellissimo, perché proprio il primissimo giorno a San Giacomo è stato molto emozionante, perché i bambini ci hanno cantato l'inno d'Italia attraverso il linguaggio dei segni, e questo dimostra come l'impegno dei docenti, l'impegno dei dirigenti può portare dentro le scuole innovazione, può portare anche accoglienza e inclusione anche in questo modo.